Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. I'm back again guys, sono viva, sto bene, va tutto bene. Ho un'altra volta dei nuovi capelli, corti stavolta e soprattutto scuri. Penso non mi abbiate mai vista, soprattutto qui su YouTube con i capelli castani. Sono successe un po' di cose che magari avrò tempo di spiegarvi. Come vi dico sempre, se mi seguite su Instagram già saprete tutta la storia, quindi se ancora non mi seguite andate, vi faccio apparire il nome da qualche parte. Prima di iniziare il video e passare a tutto quello che dobbiamo dirci, vi dico che se sentite che parlo in modo strano, soprattutto la S, è perché ho rimesso l'Invisalign, giusto qualche mascherina per sistemare le ultime cose, quindi perdonerete. Detto ciò, possiamo iniziare col video. Oggi volevo provare con voi un po' di novità make up che mi sono arrivato ultimamente. Ovviamente credo la maggior parte di voi, soprattutto se siete obsessed con il make up, avranno già visto la maggior parte delle cose, perché appunto sono tutte uscite dell'ultimo periodo, che però ovviamente io non vi ho ancora fatto vedere, soprattutto qua su YouTube. Comincio a togliermi gli occhiali, ho già fatto la mia skincare, tra l'altro sto testando dei prodottini nuovi di skincare coreana, che sapete essere una delle migliori al mondo, se non la migliore al mondo, tant'è che hanno una pelle tra genetica e prodotti che usano, che è al bacio. Detto ciò, io volevo utilizzare questa palettina qua, che è la Unconnected di Mulac, fare una cosa abbastanza colorata, però nello stile che va adesso su TikTok, che è una sorta di reverse cat eyes, quindi non so se avete mai visto lo stile del trucco cat eyes, che è una sorta di eyeliner tutto sfumato che poi porta una sorta di puntina anche qui nell'angolo interno. Ecco, noi lo andiamo a fare praticamente al contrario, quindi una cosa più o meno del genere. Vediamo come riusciamo ad utilizzare i colori. Prima cosa, mi preparo le sopracciglia, utilizzo questa che è la The Brow Glue di NYX. Io sono ossessionata con questi prodotti effetto laminazione. Ho anche provato a fare la laminazione, ma sul mio tipo di sopracciglia non lo so, non sta molto bene. In più mi sono fatta ricrescere un po' di peletti, sapete, io mi ero fatta il microblading, quindi nella parte più bassa si vede che manca la sfumatura di base, ovviamente, quindi ogni volta devo andare a riempire più che altro quella zona lì. Comunque, prima utilizzavo il Brow Freeze di Anastasia, ma col fatto che fa caldo, essendo un prodotto a base ceroso, non va bene. Quindi ho ripiegato su questa, che comunque è molto valida e va bene anche per le sopracciglia un pochino più spesse, perché io ho un pelo veramente molto, molto sottile e abbastanza disciplinato, quindi vado molto tranquilla e questo tiene bene. In più c'è uno scovolino piccolo 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 piccolo, quindi vi aiuta proprio a dare bene la forma. Lo faccio come primo passaggio, almeno sto sicura di non imbrattarmi poi dopo con fondotinta, cipria e quant'altro. Tra l'altro non le sparo troppo in aria, ma vado giusto a dargli una forma, diciamo, andante. Si potrebbero anche già lasciare così, però io faccio una cosa in più quando mi piace l'effetto un po' più schiacciato, quindi col dito vado proprio a premere. Avevo comprato anche questo pennellino apposta, ma mi sposta troppo prodotto, quindi preferisco farlo con le dita, tanto si tratta solo proprio di appiattire un pochino, soprattutto la parte davanti, che è quella che mi si stacca dalla pelle. Prendo questo correttore di Clio, questo qua dovrebbe essere il Magic Wand colore 03, tra l'altro mi piace molto come correttore, stavolta lo uso un po' come base. Fatemi sapere nei commenti come state ragazzi, dovete perdonarmi, lo dico ogni volta, ma la mia assenza su YouTube ha un perché. Molti di questi perché purtroppo non ve li posso spiegare per ragioni più grandi di me, però c'è un perché, fidatevi. Purtroppo è un social che ultimamente è diventato molto cattivo e in questo periodo non avevo proprio bisogno di vibes strane e ambigue, quindi ho detto con calma si torna, anche perché io ve lo dico sempre, adoro YouTube, si può parlare, chiacchierare, far vedere cose, condividere altre, quindi è bello alla fine, sempre se lo si usa bene, sempre allo stesso punto, torniamo sempre lì. Detto ciò, prendiamo un pennello dai 1000 qua. Allora, questo è lo schema colori di questa palette, che in realtà mi piace abbastanza perché troviamo sia qualcosina di pop, matte, questo qua ad esempio è bello pieno di perlescenze, è bellissimo, si chiama Interference, dei nude, come vedete qua sotto ci sono quelli più freddi, qua sopra quelli un po' più caldi, quindi ci sta tutta. Io penso oggi andrò più sui toni del blu, quindi facciamo una cosa un po' particolare. Quindi per fare l'effetto che vi dicevo prima, io parto direttamente col colore più scuro che voglio mettere, che quindi è il nero, mi faccio una sorta di
base eyeliner, tampono l'ombretto perché voglio provare a metterlo senza creme, però se volete stare più sicuri e fare una cosa un po' più duratura sicuramente è meglio applicare prima una base cremosa oppure un eyeliner in gel, ve lo sfumate e poi ci andate sopra con gli ombrettini, poi la portate all'esterno quanto volete. Io penso farò una cosa del genere, almeno dopo quando lo sfumo poi mi accompagno un po' più in là. Tra l'altro io ho l'occhietto piccolo, come vedete, con tanta palpebra, quindi mi si copre praticamente tutta la palpebra mobile. Ho quasi il monolid, per intenderci. Magari, raga, quanto mi piacciono. Lo sapete che ultimamente I'm obsessed con K-pop, cose. Ogni volta che vedo qualcuno con sta palpebra super rientrata qua, soprattutto nella parte iniziale, dico che bello, quanto li vorrei truccare. Mamma mia, ragazzi. Poi, in teoria, questo andrebbe portato anche nell'angolo interno, appunto, e fatto scendere un pochino. Però penso mi concentrerò a farlo dopo, perché sennò col correttore cose la vedo lunga. Però vi do un accenno giusto per farvi capire, vedete il tipo. E poi io che faccio? Con lo stesso pennello, tanto insieme facciamo quest'occhio, così l'altra parte me la faccio dopo con calma. Ah, ma ha pure pizzicato una zanzara. Bene, benissimo, adoro. Prendo il colore blu, che è questo qua, perlato, quindi ha una consistenza in realtà abbastanza cremosa, non è uno di quei blu secchi, che si chiama Cyber Soul, e vado proprio sopra al nero che ho messo prima. E ora la parte più difficile, cioè sfumacchiare il tutto. Prendete un pennellino piccolino a penna e cerchiamo di sfumarci il tutto. Ripeto, io ho l'occhio piccolo, quindi probabilmente vedete, se io lo chiudo mi si coprirà tutta la palpebra. Poi occhio chiuso, se faccio una foto così si vede meglio la sfumatura. Metto un po' di correttore anche sotto, così inizio a farmi una base anche lì. Tra l'altro questi ombretti non hanno fatto neanche un po' di fallout. Vedete, non c'è niente. Mi riporto il nero e faccio la stessa cosa poi col blu. E l'effetto deve essere proprio tipo casual, quindi dovete proprio chiudere tutto l'occhio. E poi vi fate questa svirgolettata nella parte del dotto. Ovviamente sta a voi scegliere la forma. Tipo, a me piace portarla un pochino più verso il basso, c'è chi piace farla proprio lineare. Prendo un po' di cipria e mi aiuto a fissare la palpebra qui, altrimenti mi si stampa tutto. Parlando di cose serie, ieri ho fatto la mia prima dose di vaccino. Non starò a dirvi se è giusto o meno farlo, perché penso che ognuno sia libero di fare quello che vuole fare. Io l'ho fatto, poi io sono una persona molto testarda, quindi in realtà l'avevo preso la prima volta, poi l'avevo disdetto perché avevo un impegno di lavoro. Il fatto che adesso hanno riaperto matrimoni, cerimonie, eccetera, ormai sono sempre in giro a truccare qualcuno, anzi se vi serve vi lascio la mia mail dove mi potete scrivere, bla 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 bla, tutto qua sotto. Se siete di Roma e volete farvi truccare da me, ho detto che cavolo, una volta che l'avevo preso, anche perché da quello che ho capito lo puoi disdire fino a un massimo di 3 volte, poi non lo puoi più prendere. L'ho ripreso e ovviamente poi sono andata a farlo, insomma, però me l'hanno dato dopo un po' di tempo. E ieri, che appunto era il 20 di luglio, l'ho fatto. Questo braccino, in realtà sto benissimo, non ho avuto niente, niente di niente. Non mi fa neanche male il braccio, ce lo posso alzare tranquillamente tutto. Detto ciò, in realtà io col make up mi fermerei, cioè volevo fare una cosa un po' grunge e lasciarla così. Tra l'altro il blu sugli occhi castani come i miei, che non sono magari marroni marroni scuri scuri scuri, sta benissimo, io lo trovo veramente troppo bello. L'unica cosa, volevo aggiungere un punto luce, perché sapete, se no io non vivo tranquilla, quindi penso che andrò con Bionic, almeno rimaniamo sempre sui colori freddi. Allora lo metto qua sotto, però visto che è troppo argento poi me lo sfumo un po' col dito, giusto per dare un punto luce senza la patina proprio argentata. E poi sulla parte sotto, in realtà io volevo utilizzarlo Interference perché è troppo bello. Vediamo io uno swatch, cioè guardate, è proprio cangiante. Mamma mia, ragazzi, oh, questa è perla pura.
Bellissimo, bellissimo, lo voglio usare. Lo uso nella parte centrale, in questo modo, spero si veda qualcosa. Ora utilizzo un'altra novità di cui non posso più fare a meno, che è la Lift and Snatch di NYX, sempre per le sopracciglia. È una pennina per disegnare appunto i vari pelettini ed è una delle migliori che io ho provato e ne ho provate veramente di tutte le marche, perché come vedete ha la puntina fine e soprattutto scrive, che è una cosa importante. Io utilizzo la tonalità Ash Brown, la usavo sia prima che ero più bionda sia adesso, quindi in realtà va bene per il mio tipo di pelo e come vi ho detto prima tendo a riempire principalmente la parte sotto dove non ho la sfumatura del tatuaggio, mi riaccordo con i miei peli, però le lascio abbastanza, vedete, naturali. Tra l'altro non vi ho detto un'altra novità, che a breve, cioè dopo l'estate ovviamente, che adesso non mi sembrava il caso ma non c'era neanche posto, andrò a fare il laser agli occhi per correggere la miopia e quindi togliere poi gli occhiali. Mi mancheranno? Probabile, a volte mi mancheranno, perché chi porta gli occhiali può capirmi, a volte li usiamo un po' come una sorta di protezione, quindi anche tipo quando vado in giro struccata, io non mi sento mai struccata perché ho gli occhiali, che è comunque un qualcosa che ti copre in un modo o nell'altro, quindi mi mancherà quella cosa lì, però sarò molto più comoda, libera, spensierata. Tipo anche adesso io sto registrando questo video, ho la telecamera letteralmente qui, ma non riesco a vedermi comunque bene nitida sullo schermetto della videocamera, è veramente fastidioso. Le lenti purtroppo io non posso portarle più di un tot di ore perché ho un occhio che tende a lacrimare poco, quindi mi si secca letteralmente, mi sento tipo pugnali negli occhi, quindi non mi piace mettere le lenti. Questa era la soluzione definitiva migliore, ci stavo pensando da un po' e finalmente ho trovato un centro di cui mi fido soprattutto e che so che sono bravi. Poi ovviamente verrete con me così vi faccio vedere tutto quanto. Detto ciò, adesso vado col mascara. Questo non è una novità, ma ultimamente di novità mascara c'è stato ben poco in realtà. Utilizzo il Lash Freak di Urban. Questo è bello intenso come tipologia di mascara, è molto corposo, quindi va a dare un po' di sostegno alle mie cigliette piccole, che io vi ripeto da anni e anni e anni, chi mi conosce dall'alba dei tempi lo sa, io una cosa volevo dalla vita, almeno prima, perché poi se me lo chiedete adesso vi dico datemi un Jungkook internazionale e sarò felice per sempre. Comunque, a parte questa parentesi, apro e chiudo, chi ha capito, se non no, volevo soltanto avere le ciglia lunghe. Invece niente, praticamente neanche vedete da lì, vi ho detto tutto, quindi ovviamente con questo trucco le ciglia ci devono stare. In realtà non vorrei un tipo di ciglia troppo, tant'è che vi dico, ultimamente sono ossessionata con queste di Suede, che sono le Tête à Tête. Praticamente sono così, sottili sottili, e vi vanno a incentivare soltanto la parte finale praticamente, no? Vi allungano un po' così. Quindi credo andrò ad utilizzare queste. Sono le altre mie preferite, che sono le Baby Lolita, sempre di Mulac, di una collezione di qualche tempo fa. Mi piacciono tantissimo, hanno una forma molto particolare, non so se riuscite a vederla, e non sono troppo lunghe. Facciamo la prova appoggio sull'occhio per vedere come ci stanno. Questo è l'effetto con questa ciglia qua. In realtà mi piace, ma penso ci voglia una cosa diversa. Quindi vado con le ciglia della mia collezione, insieme a Cosmify, insieme alla Julix. Queste qua sono le Colmi Regina Giorgio, le mie ciglia preferite in assoluto nel mondo, per sempre, forever. Che sono le numero 2, che ha un occhietto piccolino e vuole avere una forma un po' più sexy. Queste sono perfette, altrimenti optate per le numero 1, vi metto il link qua sotto così ve le andate a vedere bene sul sito. Vi giuro, io non riesco, non perché siano le mie, ma non riesco a usare altre. E queste, come vedete, hanno una forma un po' più ampia verso l'esterno e più piccola verso la parte interna dell'occhio. E sono belle 3D come effetto. Vedete come cambia la forma dell'occhio e diventa molto più sensuale. Quindi optiamo per queste. Mi è mancato parlare di make-up, ve lo dico. Cioè, in realtà ne parlo tutti i giorni al lavoro. Sto sempre in mezzo a trucchi, trucchetti. Però parlarne così, in maniera tranquilla, darvi un po' di tips, mi era mancata. Ok, faccio asciugare la colla. Nel mentre mi aiuto con questo correttore qua, che è il Boing numero 2 di Benefit. Si legge, si leggerà. Vedete, vado sempre... Si legge, si leggerà, non lo so perché non ci vedo. Quindi spero che sia a fuoco. Non vi dico il disagio quando registro i mini video per Instagram.
casino ogni volta. Mi aiuto con questo pennellino, prendo un pochino di prodotto, mi copro giusto la parte un po' più scura dell'occhiaia. Vedete come illumina subito la zona? È fantastico questo correttore. Lo lascio qui, così intanto si setta da solo. Intanto noi andiamo con la nostra ciglia. Mi aiuto con le pinzette perché dopo anni di ciglia finte solo così riesco a metterle. Guardate che belle, le amo. Altro motivo per cui non vedo l'ora di togliermi gli occhiali, potrò mettermi le ciglia finte tipo sempre. Fatto ciò, adesso vado a fare l'altro occhio off camera, tanto avete già visto i passaggi, lo saprei stessi. E facciamo poi insieme la base e proviamo qualcosina di nuovo, che tra l'altro vi faccio vedere la mia nuova base con i prodotti Must Have, che vi farà impazzire. Ok, questi sono tutti e due gli occhi truccati, quindi ora appunto passiamo alla base. Ultimamente mi piace fare prima il correttore. Prima abbiamo già appunto applicato questo, quindi adesso rivado col Magic Wand di Clio Makeup, colore 03 abbiamo detto, lo ricordo. Mi piace molto questo correttore perché è coprente al punto giusto, poi vabbè, adesso ho tutta la sfumatura sotto, quindi la vado a mettere giusto nei punti che voglio illuminare. Tra l'altro è un periodo con un po' di brufolini, quindi speriamo dopo di riuscirli a coprire. Vado con il pennello per la zona qua vicino agli occhi. Tra l'altro io su questa parte dell'occhio, la parte sinistra, non so se vedete, ma qua c'ho dei nei. Ogni volta che faccio queste sfumature così sembra sempre che io sia stata imprecisa. In realtà ci sono quei cavolo di nei, però io dovete sapere che ho un fetish per i nei, cioè li adoro, soprattutto quelli sul viso, soprattutto in zone particolari. Tipo io adoro questo mio neo qua. C'è qualcosa con cui voi siete ossessionati? Tipo magari una persona guarda prima le mani, gli occhi, io i nei. Tant'è che aspettate, visto che prima l'abbiamo tirato in casa, vi faccio vedere. Il buon Jungkook c'ha dei nei che mi fa impazzire. Non a caso, tanto torniamo sempre là. Qui sotto al labbro, che è la mia vita, sotto al naso, che è un'altra delle mie vite, e al lato del naso, cioè raga, ma che vi devo dire di più? Trovatevi un uomo con i nei sotto il naso. Allora, visto che la cavolata del giorno è già stata detta, proseguiamo. Come fondotinta io sono in fissa totale con questo di Nabla, non lo lascio più. Questo qui è lo Skin Realist, io utilizzo la tonalità Fair 1, poi come sapete io non mi abbronzo d'estate, non prendo sole penso da tipo 10 passanni, quindi questa è la mia pelle, insomma non mi devo mettere a cambiare fondotinta cose d'estate. Metto un pump perché vi giuro è più che sufficiente. Molto spesso lo stendo con il pennello, però in realtà il mio modo preferito è con le mani. Secondo me con le mani prende proprio un altro assetto sul viso. E comincio dalle parti centrali, vedete come me lo sfumo, e vi dà la coprenza senza però darvi la pesantezza. Veramente mi piace tantissimo. Solo che ovviamente se non vi piace l'effetto super lucido, tipo fosse per me lo lascerei anche così, però ovviamente avendo una pelle mista lo devo andare un po' a settare, soprattutto nelle zone che mi ci lucidano un po' di più. E poi avendo sempre la questione degli occhiali, se io non fisso la zona qua, gli occhiali continuano a scivolarmi sulla superficie liscia di questo fondotinta. Però l'effetto, come rimane, vedete, un po' lucidino, pelle sana, mi fa volare. Questo secondo me per i servizi fotografici è pazzesco. Mi piace perché si va proprio a fondere con la pelle e diventa come una cremina colorata, che però vedete vi dà questo senso di copertura. Ora prendo questa cipria qui, che è di Kat Von D, la Translucent. Oh, si legge qualcosa. Prendo il mio pennello preferito per la cipria sotto gli occhi, che è sempre di Nabla, ed è il Precision Powder Brush. Tampono questa zona sotto gli occhi e al lato del naso soprattutto. Vado leggermente al centro della fronte, anche se mi piace un effetto un po' più lucidino. Vi dicevo prima che ultimamente ho trovato la mia base ideale e sono con i prodotti in crema, quindi con questo fondotinta appunto io non me lo setto nella zona contouring eccetera, e uso tutti i prodotti stick. In questo caso sto usando uno Sculpting Touch di Kiko, questo è nel colore 200, però penso non lo facciano più. Lo metto nella zona qui alta, questo è anche abbastanza giusto come colore per la mia pelle, ne metto anche un po' qua sul naso. E poi uso questo Roll Blush di P
Pixie, London Glow Blush, questo qui è la colorazione Fleur. Lo porto proprio, vedete, sopra. Per questi due uso ovviamente la spugnetta e mi trovo meglio. Però anche qui, secondo me, con le mani ci può stare. Però vedete come si fondono insieme. E poi, in realtà, tendenzialmente io li lascio così, non li fisso quasi mai. Però oggi li andiamo un po' a fissare. Io l'unica cosa che faccio è prendere questo blush di Nabla che si chiama Adults Only degli Skin Glazing. Questo è proprio un tocco perché è super scrivente. E mi tampono questa zona qua. Essendo, vedete, perlato, non mi va a togliere questo effetto lucidino dalla pelle. Poi ovviamente illuminante, io utilizzo sempre questo qui di Nabla, che è Wave. Questo è un altro dei miei prodotti preferiti. Guardate che bello. Sempre effetto pelle juicy, così ci piace. Poi d'estate, ragazzi, ci sta. Un fro sull'arco di Cupido, un po' sull'angolino del naso. Poi mi piace tanto metterlo anche qui sopra. Ed ecco la nostra base, leggerissima, perché io non la percepisco neanche sul viso. Pochissimi prodotti. Ora, per le labbra, sempre della nuova collezione di Mulac, sono usciti questi. Ecco, magari se non cascava. Questi quattro gloss qui. Quindi penso proprio che utilizzerò questa, che è la tonalità un pochino più nude, oppure vado direttamente con questo. Questo è pazzesco, che è quello effetto sbiancamento denti. Però sì, penso proprio che utilizzerò questo, che è il 11 Disconnected. Prima vado a fare un leggero bordino sulle labbra. Non voglio una matita troppo scura, prendo questa di Jeffree Star, che è la Celebrity Skin. Vado giusto a segnare qua l'arco, anche perché questo gloss è bello coprente, quindi non mi serve. E vado ad applicarlo. Vedete? Poi io questi gloss di Mulac li adoro. Vi dico anche qual è il mio preferito, se lo trovo, che è questo qui della collezione normale, è lo 01 NC. Ecco qui l'effetto del gloss. E questo è, ragazzi, il look finito, con un po' di novità make-up. Vi ho dato un po' dei miei ultimi trucchetti, le cose che mi piace fare. Fatemi ovviamente sapere nei commenti se vi piace questo look. In realtà alla fine è più che un effetto cat eyes inverso, abbiamo fatto un cat eyes e basta. Però è molto bello, molto arrabbiante. Se fossi a Sharm el Sheikh, una bella cena così me l'andrei a fare. Vedete com'è? Viene quest'occhio un po' arrabbiante. Prossimo make up vi prometto che vi faccio un bel trucco asiatico coreano. Ci sono delle belle chicche. Detto ciò, come vi dico sempre, speriamo di vederci presto in un nuovo video. O altrimenti, appunto, su Instagram lì mi trovate sempre. Vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!